Nella legislazione precedente abbiamo fatto molte cose, ridotto il numero di consiglieri, ridotto, dimezzato le comunità montane, i consorsi di bonifica, ridotto le aziende, ridotto i compensi, ridotto i gettoni, ridotto i consigli. Possiamo fare ancora, ridotte le consulenze, ma possiamo fare sempre di più e sempre meglio, dandoci altre priorità. Prima di tutto oggi la Regione deve aiutare, lavorare a fianco dei comuni, a fianco delle associazioni di volontariato, a fianco di tutti coloro che lavorano per affrontare i problemi di chi non ce la fa, dei più deboli. Io l'antipolitica non so cosa sia. Io dico che ci sono delle politiche. C'è chi pensa che le istituzioni e la politica vadano ridotte al minimo. Questa è un'idea, secondo me, non convincente, che nei fatti si tradurrebbe in una riduzione della restrizione della democrazia. Detto questo, ho detto come la Regione, a partire dalla Giunta, deve fare i conti con una fase nuova che richiede una chiara, netta e coerente riduzione dei costi di funzionamento, e ho proposto puntualmente tutto un piano per la riduzione dei costi.